Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Michela e nel mio canale World Ship Trips vi porto alla scoperta del Giappone. Oggi vi porto sull'isola di Sado, una destinazione fuori dalle rotte classiche che in passato veniva indicata come luogo d'esilio. Per arrivare a Sado si prende il traghetto da Niigata, si può prendere il traghetto normale come abbiamo fatto noi, che impiega circa 2 ore qualcosa, oppure il jet fuel che è più veloce. Vi consiglio di fare il Discover Sado Pass perché oltre al biglietto di andata e ritorno del traghetto avete anche dei coupon sconto per le attività che si possono fare sull'isola. Iniziamo subito col visitare un'antica miniera d'oro, perché Sado era famosa soprattutto durante il periodo Meiji per l'estrazione appunto dell'oro che veniva usato dai Tokugawa. Ci sono due percorsi tra cui scegliere e noi abbiamo scelto il biglietto combinato che prevede sia la visita della miniera più antica del periodo Edo che quella del periodo Meiji in attività fino al 1989, quando il filone d'oro si è esaurito. Nella miniera più antica viene riprodotta la vita in miniera e ci sono diversi pannelli esplicativi anche in inglese, mentre nella miniera del periodo Edo il punto più interessante è il percorso esterno, dove si raggiunge il Doyu no Warito, il sito minerario a cielo aperto con la caratteristica forma V della montagna. L'avventura continua al Sado Gold Park, dove ci cimentiamo nella faticosa ma divertente ricerca dell'oro. Collanina, non so se si vede. È arrivata l'ora di raggiungere l'hotel Azuma, dove mi aspetta una bellissima sorpresa. Buon compleanno a me! Ed ovviamente non poteva mancare una sontuosa cena qui alla zona, in cui abbiamo il classico cucina giapponese, diverse portate, e ci sono anche tantissime cose tipiche di Niigata e soprattutto dell'isola di Sado, come del pesce freschissimo e questi soppa con delle alghe marine. Ovviamente un ringraziamento speciale va all'hotel Azuma che ci sta ospitando questa notte in questo bellissimo paradiso. La mattina dopo yoga, onsen, colazione vista mare e si parte, direzione Shukunegi, un caratteristico villaggio di pescatori. E sull'isola di Sado è famosa anche per i taiko e adesso assisteremo ad uno spettacolo prima di fare una cosa molto particolare che si può fare solo. Una performance emozionante del gruppo Kodo, che dall'isola di Sado ha portato le performance taiko in tutto il mondo. Ora tocca a noi imparare a suonare i tamburi.
salire sulla Taraibune, che sono praticamente quelle imbarcazioni rotonde di legno che si vedono anche nella città incantata. L'abbiamo provata sia a Shukunegi, uscendo in mare aperto, sia a Yajima, nel luogo più fotogenico. Questa sera saremo invece ospiti all'hotel Osado, che ci accoglie con un drink di benvenuto, una bellissima terrazza che riflette i colori del cielo, cena vista mare e una splendida visuale sui fuochi d'artificio. Terzo e ultimo giorno sull'isola di Sado, via verso la costa Senkaku, dove un breve giro in barca ci permette di ammirare la particolare costa di questa zona. Pranzo delizioso e super consigliato da Chozaburo prima di raggiungere il Toki Park. Sull'isola di Sado poi ci sono anche gli ultimi Toki, ovvero gli ibis giapponesi, che in realtà si erano estinti, ma grazie a una donazione della Cina si sta ripopolando questa zona. Lì se ne possono vedere qualcuno. E praticamente in questo centro vi stanno aiutando a riprodursi, e tutta l'isola ha abolito le cose chimiche per coltivazione del riso e quant'altro, in modo che i tocchi possano trovare gli insetti di cui sono ghiotti e continuare a riprodursi. E dalla bellissima terrazza dell'hotel Osado, che ci ha ospitato per questa seconda notte, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo che potete lasciare un commento se avete delle domande e cliccare un pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi poi al canale per continuare a viaggiare in Giappone con me. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!